Era una fresca mattina di ottobre. E Sofia stava passeggiando lungo un viale alberato. I colori autunnali che danzavano intorno a lei. Le foglie scricchiolavano sotto i suoi passi mentre il sole filtrava attraverso i rami, creando un gioco di luci e ombre sul sentiero. Sofia amava quel momento della giornata, quando tutto sembrava tranquillo e il mondo si risvegliava lentamente. Ma mentre avanzava, un brivido le attraversò la schiena. Si sentiva osservata, come se qualcuno la seguisse. La sensazione di essere in pericolo si fece sempre più intensa, e il suo cuore cominciò a battere più forte. Decise di accelerare il passo, ma l'ombra dietro di lei si avvicinava sempre di più. Sofia si girò all'improvviso. Il suo istinto la guidò. Con un movimento rapido e deciso, alzò la gamba e colpì l'ombra alle parti basse. Un grido soffocato riempì l'aria e la figura cadde a terra, gemendo. Sofia si fermò, il respiro affannoso, e si rese conto di cosa avesse fatto. Davanti a lei, sul terreno coperto di foglie, c'era il suo fratellino Marco, che si contorceva in una smorfia di dolore. «Sofia, ma che diavolo hai fatto?» chiese, cercando di riprendersi. Realizzando di aver colpito il suo stesso fratello, Sofia si sentì un misto di colpa e sollievo. «Marco, ma cosa stavi facendo? Perché mi seguivi in quel modo? Mi hai spaventata a morte!» esclamò, mentre si chinava per aiutarlo a rialzarsi. Marco, ridendo nonostante il dolore, rispose: «Volevo solo farti uno scherzo. Ho pensato che sarebbe stato divertente spaventarti mentre passeggiavi da sola». Sofia lo guardò incredula. Il suo cuore tornò a battere normalmente. «Divertente? Ti sei reso conto che avrei potuto farti davvero male? Non è il modo migliore per scherzare, sai?» lo so», ammise Marco, massaggiandosi le parti colpite. «Ma non pensavo che saresti stata così reattiva». Sofia scoppiò a ridere. La tensione si sciolse in un attimo. «Sei un idiota, Marco. La prossima volta, prova a non nasconderti come un fantasma». I due fratelli continuarono a camminare insieme, ridendo e prendendosi in giro, mentre il sole splendeva sopra di loro. L'ombra inquietante che aveva spaventato Sofia si trasformò in un ricordo divertente, e il viale alberato sembrò riempirsi di risate e avventure, mentre il loro legame si rafforzava in quel momento inaspettato.